No, cioè quella tuta verde, no, cioè disastro, nel senso non era fit, era un po' così, cioè, boh, sembrava un omino Michelin. Intanto ti sei fatto riconoscere subito in quanto italiano perché sei andato a cercare da mangiare, cioè, diciamola Hai questa cosa. capito? Sì. Faceva davvero così schifo il cibo che mi hanno dato. No, vabbè, era tremendo. Cioè, io non ho mai mangiato una cosa così insipida, sciapa. Cioè, non posso descrivere come fosse il cibo. Sembrava, non lo so, un cibo forzato, cioè. Pessimo, però ne hai mangiato più di uno di scatoletta, quindi. Vabbè, per forza di cose, a mali estremi, capito? Secondo te, non so se tu lo vedevi quando eri piccolo, era Giochi senza frontiere un tempo, no? Era bello perché c'era tutta una squadra che voleva vincere, invece qui è ognuno per se stesso. Secondo te, cosa ci dice questo gioco del mondo di oggi? Ma ci dice che comunque viviamo in una società capitalista, siamo tutti, cioè, che ti piaccia o no, se vuoi vivere in una società europea o mondiale, a parte forse alcuni posti, alla fine i soldi sono quello che contano. Cioè, è bruttissimo da dire, ma quasi ti vogliono insegnare, no, in questo mondo, ma non contano solo i soldi, però devi pagare le bollette, stare a casa e le tasse, quindi cioè, ovviamente sviluppiamo un'ossessione, quindi ci dice che viviamo in una società molto individualista. Legata ai soldi, i soldi sono potere alla fine, quindi forse questo possiamo imparare, le persone sono disposte a fare qualsiasi cosa. Tu hai detto che sarai presto milionario. Come? Hai già un'idea? E poi, tra l'altro, perché tu dici nello show dici anche che ormai non credi più in niente, però credi soltanto nel fare quello che si vuole. Ecco, perché hai voluto fare questo gioco? Ma volevo fare questo gioco perché onestamente, ero in quel momento della mia vita ero molto frustrato con la mia vita lavorativa. Io ho lavorato in private equity per 5 anni facendo l'asset manager e mi sono fatto 2 balle quadre. Quindi volevo un po', non so, capito, ogni tanto nella vita c'è chi fa viaggi, chi fa cose. Io ho pensato, voglio aggiungere questa spezza nella mia vita e, non lo so, fare un TV show su un reality che a me piace molto. Quindi ho pensato, perfetto. Sì. Un po' uno escamotage per scappare dalla vita quotidiana, ecco. Che per i soldi, o comunque sempre per i soldi. Ma ti dico, poi non, cioè, vabbè, la volpe e l'uva, però poi non sono diventati soldi per me, era un po' l'esperienza, diciamo. Poi i soldi ben vengono, io ero convinto di vincere, onestamente, io ho detto qua gliela faccio a tutti. Anche perché, cioè, da italiani comunque questo ce l'abbiamo. Cioè, in Italia comunque molta gente ti vuole fregare, quindi insomma impari a essere un po' sveglio, no? Cosa che vivendo in Inghilterra non c'è, o anche lì dentro, tra americani o chissà che cosa. Che noi non possiamo sapere bene come sono andate le cose, vediamo insomma anche il montaggio, ma erano genuine le emozioni che si creavano, perché ho visto veramente persone disperate, persone che veramente sembrava fosse questione di vita o di morte, anche se grazie a Dio non è morto nessuno. Com'è stato proprio? Era sincero tutto? E ti dico, lì, cioè, quello che secondo me forse non si può capire a casa è che non c'è tanto di montato, nel senso che quando sei in un mondo full immersive, cioè veramente inizi a credere che quella sia la tua realtà. E quindi ovviamente inizi ad avere delle emozioni che forse per te guardandolo possono essere fuori luogo, ma invece quando sei lì dentro le senti veramente, cioè quello è il tuo mondo, anche se c'è poco tempo, diventa il tuo mondo. Quindi sì. Non posso parlare per altre persone, c'erano dei falsi sicuramente, tra tutti quelli, però io sicuramente no. A proposito di questo, allora tu sei uno di quelli che si è distinto di più, spiccato, diciamolo. Ce n'erano altri anche, ma poi vediamo quando andiamo avanti. Che spiccare? Forse non è la strategia giusta, perché poi ti si ritorcono tutti contro. Ecco, quindi secondo te, come dice Brian a un certo punto, l'empatia è in realtà una debolezza se uno deve vincere veramente? Bah, di questo gioco forse, ti dico però, cioè, è difficile, no, io non riesco a essere me stesso se non, essendo me stesso, cioè l'unica cosa che posso fare nella mia vita è essere me, capito? Quindi sì, forse la cosa migliore è stare zitto zitto, cioè onestamente, startene buono, 4-4, però io cerco di andare, cercavo durante alcune sfide di andarmene quando potevo non essere lì, però ogni tanto dici così, però magari se poi fa l'alleanza giusta o l'amico giusto ti va in questo modo, quindi secondo me ogni tanto non c'è strategia vincente, cioè è destino. Tu praticamente ti sei un po' incatenato la vita nel gioco per colpa di Mele,
È come Biancaneve, No. forse ti devo sfidare. Cioè, no, Perché non vabbè. hai volute quelle mele? Ma quelle ah, cioè, avete mandato Biancaneve, com'è che è? Cenere Biancaneve e Sette Nani? Non finisce bene, mi sembra, no? Quindi poi è venuta. Vabbè, adesso in italiano la dico com'è. È venuta con sta storiella che a me, onestamente, cioè 20 minuti di storiella che ha tagliato le mele, non è che mi dovesse fregare più di tanto, capito? Quindi ero lì, cioè, qua è suspicious, perché quando sei lì, capito, quello con la chiamata e quello con l'altra cosa, dici, secondo me la mela, tipo, mangi quella rossa, muori, quindi, ti eliminano. Quindi ho detto, sai che cosa? Non la mangio la mela. Torno indietro, la mangerei? No. Cioè, questo per punto, per presa di posizione, no. Vabbè, dai, la mela la mangerei, dai, per stare in un altro po'. Però, cosa ti devo dire? Vediamo che all'inizio si forma un gruppetto proprio di tossici praticamente, molto io, siamo più forti, eh? E invece poi non è che gli vada così bene, quindi secondo te almeno No. questo shot ti dice che quel modello lì forse non funziona più così tanto? Allora, sì, sicuramente, c'è cioè, questi gruppetti creati fuori dal nulla, cioè io li trovo abbastanza fuori luogo, nel senso non c'è una connessione vera, sono cioè, onestamente penso che siano un po' un gruppetti da sfigato in cui non volevo fare parte. Non sto dando gli sfigati a loro, sto dicendo fare gruppetti senza una connessione dietro, quindi ho preferito prioritizzare connessioni più profonde. Cioè, alla fine tutti quelli con cui ho fatto, con cui ho connesso nello show sono ancora i miei amici. Anche dopo? Ogni tanto li sentite? Diciamo che è difficile non sentire la gente come bene, però per contratto non li ho visti di per sé, cioè, li sento ogni tanto, però non, ecco, dopo che uscirà lo show. Come se hai detto che sei un grande appassionato di moda e che i soldi tu li spenderesti, no? Tutti quei marchi che hai detto, quanto è stato difficile indossare quella tuta verde? No, cioè quella tuta verde, no, cioè disastro, nel senso non era fitted, era un po' così, cioè, boh, sembrava un omino Michelin. Però detto questo, cioè me la sono fatta andare bene, alla fine c'è chi aveva i suoi stili, io cercavo di tirare un po' sulla manica, non so, fare delle cose un po' così, però dai, alla fine mi piaceva anche, devo dire, l'avrei voluta tenere, ma l'ho dovuta lasciarla. Grazie mille allora, grazie. Ma grazie a te, Ciao. Valentina, ciao, bella.